Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati ancora una volta su 7 Day to Die. Siamo arrivati al 9° giorno, ragazzi. Ho un'altra piccola novità, ho potuto craftare, avendo trovato il progetto in altre case, la motosega, così faremo a pezzi gli zombie e raccoglieremo legna più in fretta. In più, oltretutto, ho potuto craftare pure un repair kit e un bel po' di munizioni in più, come potete vedere. Ho migliorato un pochino la casa. Non so se sentite di sottofondo questo suono di ventole, che non sono ventole. Ho potuto piazzare delle lampade che ho craftato, non si accendono tutte, non so perché. E un generatore che ho craftato io stesso, avendo trovato un'officina nella città, che mi ha permesso di trovare gli small engine, ovvero questi motorini messi qui. Poi ho messo il carburante preso dalle varie auto che ho smantellato, dove ho trovato pure le varie batterie e così via. Ho potuto migliorare un po' il rifugio, ho potuto creare questi mobili che ho piantato qui per metterli, per usarli come magazzino per le medicine. Ho creato questo piano superiore ancora, dove ho messo il mio lettuccio. Si sente un rumore, che cos'è? Un lupo! Ah bene, abbiamo un lupo che prova a sfondarci casa. No. Ma è morto? Spererei di sì. Questi sono i lupi, ragazzi, non sono zombie, sono normalissimi lupi al 100%, se non fosse che l'unico loro intento è quello di dare la caccia al giocatore e agli zombie. Come vedete, ragazzi, sono queste lame tutte intorno alla casa, che di giorno da una parte si spengono, non ho capito bene il perché, dall'altro invece girano continuamente. Quando uno zombie si avvicina, vi lascio immaginare che fine fa. Come se non bastasse, giustamente, abbiamo trovato pure i componenti per creare un veicolo che ora ci permetterà di esplorare un po' più comodamente. Qui ci sono altri generatori che io ho creato, sono tutti accesi, però nonostante tutto non... No, tipo le luci si accendono solo la notte, non ho capito come funzioni esattamente. Andiamo un attimo al piano di sopra che vi faccio vedere meglio la situations. Perché negli angoli della nostra base, ragazzi, ho voluto piazzare delle torrette che ho craftato, dove c'è una vera e propria pseudocopia del nostro P5 con un barattolo che gli fa da contenitore per tutte le munizioni, dei sensori di movimento. Queste torrette in automatico durante la notte, quando rivelano il movimento di uno zombie, lo puntano dritto in testa e lo shottano. Ma comunque sia, ho esploricchiato un pochino la mappa per segnare dei punti interessanti. Qui abbiamo una stazione di servizio, delle case, una fattoria, un negozio, una chiesa e ovviamente poi la città. Quindi dovremmo andare oggi a esaminare questa stazione dei servizi più avanti. Quindi mi sa che ci andremo con la cosa, con la nostra motoretta. Vi posso assicurare che il gioco potrebbe andare leggermente a scatti, ragazzi, quando si guidano questi veicoli, ma è proprio il gioco che è così, non è questione di grafica. Ok, chiudi qua. Ok, che da quella parte andiamo. Sì, è un viaggio un po' triste, ragazzi, cioè, è post-apocalisse, vi sareste immaginati un gippone o qualcosa del genere, ma ancora per ora in gioco non ci sono altri veicoli al di fuori di questa motoretta schifosa, ma dicono che li stanno per mettere. Ovviamente il gioco va a scatti in una maniera bestiale quando si guidano questi veicoletti. Abbiamo fatto pure il mega salto. Ok, via, un altro mega salto. Spero di non trovare altri lupi o orsi. Bene, 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 bene. Ok, ci siamo arrivati. Ho come presentimento che troveremo altri zombie. I bidoni di benzina. Questi si riveleranno molto utili. Un'altra macchina, ora le smantello tutte. Mentre che ci siamo, forse daremo pure un'occhiata a quella casa lì in alto. Smantella, smantella, forza, che ci servono tutti i materiali. Metto furtivo così scopro subito almeno se si avvicinano degli zombie. Ok, così, forza. Perfetto.
ferro, benzina, che la benzina soprattutto ci serve per il nostro pseudo motorino, chiamiamolo così, questa motoretta elettrica a mezza benzina, mezza elettrica che abbiamo creato, che non serve proprio a granché, però come mezzo di trasporto, ragazzi, come avete visto, è già abbastanza veloce da esplorare un po' meglio la mappa. Ovviamente meglio di farsela a piedi, questo è certo. Ok, allora, qui è di legno, quindi lo possiamo aprire così. Facciamo di nuovo il pieno del carburante qui. Va bene, qualche zombie si trova sempre intento a rompere la ciolla qui. Qui non c'è più niente. Allora, qui abbiamo un frigo con acqua. Abbiamo trovato già due small engine, come potete vedere, blu, solo smantellando le macchine. Olio, benzina, dove credo non ci sia niente. No, c'è dell'olio sempre per motori, può essere utile per le molotov. Bende, nulla. E vabbè, niente di effettivamente interessante. Ok, qua serve di nuovo la motosega. Oh, salve! Me lo dovevo aspettare, in effetti, che c'era qualcuno qui. I padroni di casa, giustamente. Ok, dimmi che mi lasci i soldi. No, è già aperto pure. Qui, nessuna bibita. Un po' d'acqua. Va bene, dai, un po' d'acqua. Dimmi che trovo qualcosa che non ho ancora letto. No, questo l'ho già letto, sennò non mi appariva in quel modo. Casseforti, cose, non ce n'è. Allora, qui c'è un retro. Ecco che io, ovviamente, per essere sempre rapido, apro direttamente così con la motosega. Anzi, che non abbiamo ancora trovato i cani. Ok, mi prendo i barili di benzina. Questi mi permettono di recuperare moltissima benzina e molto rapidamente pure. Un'altra auto da smantellare. Come vedete, da molti materiali molto rapidamente. Lì c'è una scala, però è praticamente disintegrata. Come non c'è modo di raggiungere il piano di sopra. Vabbè, peccato. E vabbè, andiamo ad esplorare allora a questo punto la casa che c'è lì. Facendo bene attenzione. Qui mi dai carburante? Sì. E qui? Pure. Ok, abbiamo recuperato un bel po' di carburante, in effetti. Allora, facciamo manovra piano 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 piano. Ah, ok, possiamo anche accendere la luce. Ok, dai, arriviamo a questa casuzza oramai. Ecco. Ok, se qualcuno si vuole far sotto, mi sa che gli rompiamo il culo per bene. Allora, c'è un'altra macchina qui. Cosa mi lascia? Il nastro telato. Questo mi mancava. E qui c'è praticamente niente di interessante o vagamente utile. Sì, sì, lasciami altra pelle, metal part e tutto il resto, che con la pelle mi posso sempre riparare questa armatura che ho addosso, che vi ricordo è quella che vi avevo fatto vedere qualche episodio fa. Sì, sì, metal part, mechanical part, benzina. Perfetto, perfetto. Ma qui c'è una borsa frigorifera con cibo. Lì c'è un coniglio, ma lasciamolo perdere. Allora, vediamo cosa c'è in questa casa. La porta è aperta. Che cosa strana, è raro trovare porte aperte in gioco. Ma è una casa molto simpatica, anzi, come strutturata. Con il bagnetto lì, il piano di sopra, diamo un'occhiata, è mezza bruciata, giustamente. Il padrone di casa, che ora non è più un problema. Scusa, mi lasci qualcosa? Assolutamente no. Andiamo a martellare questa cassa, vediamo che ci troviamo. Un gabinetto. No, vabbè, assolutamente niente di vagamente interessante. Ok, allora riprendiamoci la nostra motoretta. Mi sa che per di qua andremo più avanti per continuare ad esploricchiare meglio la zona innevata. Per ora andiamo da questa parte. Sì, l'unico albero che c'era me lo sono dovuto piantare io. Io proprio guido sempre in maniera magnifica nei giochi.
Ok, qui c'è questa specie di piccolo villaggetto che avevo segnato io, con queste case, case anche con piscina, quindi qui ci viveva gente ricca, e la gente ricca può sempre avere armi o altro, come può anche avere i cani. Di norma, infatti, in queste zone si trovano sempre i cani, i cosiddetti cani da guardia. Però un momentino, io apro la mappa. No, non me la fa aprire stando sulla moto. Ah, ok, ho capito, ho capito. Quindi è dall'altra parte verso qui. Ok, volevo vivisezionare, se così si può dire, ragazzi, la chiesa, perché ero curioso di capire lì cosa trovavamo di interessante. Ancora non ho trovato, anzi, accampamenti militari dove poter trovare armi migliori, attrezzatura migliore e tant'altro. Quelli sono piuttosto difficili da trovare. Abbiamo raggiunto però la stazione radio. Qui magari riusciamo a trovare qualcosa di effettivamente interessante. Ah no, lì c'è uno zombie con il coso, con il cervo al massimo. Ok, ce la faccio a sfondare io questa rete, sì, così posso entrare. Dai, che sono curioso di vedere cosa troviamo qui dentro. Dai, 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 così. Sfonda, sfonda, martellate. Strano ma vero che il martello faccia così tanti danni a ogni cosa. Sinceramente, c'è anche il ferro. Allora, non sembrano esserci... Qui c'è però una macchina, quindi qualcuno è qui. Chiodi, non me ne serve niente. L'antenna radio, giustamente, con le varie attrezzature. Qui cosa c'è? Assolutamente niente sul tetto. Porta giustamente chiusa con zombie. Ecco il proprietario della macchina. Ah, bene. Voi dovete essere gli addetti della radio. Ok, almeno è sicuro che è morto. Non sembra esserci più niente a parte leve, una scrivania, una cassaforte inutile, mi sa. Boh, io la proverei ad aprire, non si sa mai. Potremmo trovare di tutto. Io spererei più che altro nei soldi, sinceramente, quindi le fish dorate. Sperando che non arrivino altri zombie, mi metto furtivo a romperla, così quando mi appare uno zombie, i bordi neri mi diventano più chiari e capisco subito che c'è uno zombie che mi guarda. Ok, dai, così, qualche martellata ancora. Forza, forza. Ancora qualche martellata. Dai, così. Silenziosamente da martellate. Strano ma vero, perché siamo in modalità furtiva. Cosa troviamo? Una ciolla di niente di utile, che spreco di tempo. Ok, allora c'è la macchina qui che io vorrei smantellare. Scusate il colpo di tosse, ragazzi, però non sto tanto bene. Nel momento esatto in cui voi starete guardando questo video, ragazzi, io lo starò con buona probabilità registrando, e vi dico subito che ore sono. Sono esattamente le 6:30 del mattino. Non chiedetemi per quale motivo sto registrando a questo orario, ragazzi, però sono le 6:30 del mattino qui da me. Voi lo starete vedendo probabilmente un pochino più tardi, in base all'orario in cui io l'ho caricato. Allora, da qualche parte tipo lì ci dovrebbe essere la chiesa. Sono curioso di vedere la chiesa. Qui cosa c'è? Una casa enorme, proprio gigantesca. Voglio vedere io la chiesa, perché nelle chiese si possono sempre trovare buone scorte di bende. No, porca pu... No, no, non mi dire che non la posso recuperare ora perché l'ho buttata in acqua. Non la posso spingere fuori? Non si può? No, no, dai, no, ti prego, no. Ti prego, no. No, dai, ma non si può così. Vaffanculo, pensavo che ci andava in acqua questa cosa, questa carretta. E allora io mi recupero giustamente i vari componenti per riassemblarla più avanti, così mi metto sul sicuro. E buonanotte. Porca miseria. E al posto delle ossa, per favore. Questo al posto di questo. E questo al posto... No. Il telaio non me lo prende. L'unica cosa che è di più difficile di tutto da trovare. E vabbè, mi trovo a piedi a dover esplorare. C'era il ponte. Io mi devo imparare a seguire le strade con la moto e non ad andare fuori strada.
Mannaggia, dovrò ricreare la moto. E ora come caspita faccio? Devo vedere se posso effettivamente craftare io stesso il telaio. Perché quello l'ho trovato e per quanto ne so non si può craftare. Per quanto ne so, ma devo controllare meglio. Se si può craftare ovviamente è un bene. Ah bene, di là si va dove c'è la chiesa che avevo visto io. E segnato nella mappa. E come se non bastasse, dovrebbe essere anche vicino al bioma infuocato, ovvero dove tutto è bruciato e la terra è nera. Lì ci sono poche risorse, alberi, cibo e altro. C'è una zona, un bioma veramente difficile dove sopravvivere. Anzi, che non stanno più spuntando airdrop, è un po' insolita la cosa. Allora, vediamo cosa troviamo qui. C'è pure una macchina, quindi con buona probabilità troveremo zombie dentro, perché vuol dire che qualcuno è arrivato qui in cerca di riparo ed è morto qui dentro. C'è pure un cimitero, come se non bastasse. Cosa troviamo nella macchina? Mi sa niente. Oh, ma guarda. Ok, qui è tutto bloccata l'entrata. No, è... Giustamente la motosega fa un casino della Madonna, oltre che un danno della Madonna. Oh, scusate, siamo in chiesa, silenzio. Ho detto silenzio, siamo in chiesa. Ma do che maleducati. Siamo in chiesa. Porca miseria. E che cacchio. Oh, è la Madonna. Non capiscono di fare silenzio in chiesa gli zombie, eh? Completamente. Bene, qui abbiamo pure delle bare. Con della carta, delle casse con poco e niente di utile, assolutamente poco e niente di utile. Sì, proprio, non è stato un viaggio a vuoto inutilmente, abbiamo perso pure la moto per questo. Porca miseria. Vabbè, devo cercare di ritornare al mio rifugio e esploricchiare un altro po' e vedere poi di andare nel bioma innevato, dove se non erro c'è, in ogni bioma c'è una cosiddetta grande città. Ovviamente ragazzi, se vi starete chiedendo quanto durerà la serie, non durerà molto, diciamo che finirà nel momento esatto in cui avremo trovato il pieno modo di sopravvivere senza troppi problemi, tenendo a bada gli zombie in maniera del tutto autonoma e senz'altro. Vi ricordo che il gioco è anche online, quindi se lo scaricate ci potete giocare online tranquillamente. Si fanno delle partite della Madonna, letteralmente. Ah, bene, questa è il negozio, quello di fai da te. Qui si possono trovare buoni attrezzi di solito. Io ho già un'abilità di scavenging molto alta, quindi li posso trovare con buona probabilità. Quindi... Però mi sa tanto anche di banditi. Bene sì ragazzi, in gioco non ci sono solo gli zombie. Come se non bastasse, giustamente potreste trovare anche i banditi. E i banditi giustamente non sono facili da affrontare, perché loro sono armati con pistole e quant'altro e vi sparano a vista. Una volta che vi uccidono, ovviamente, quando ritornerete nella zona non ritroverete la vostra roba, perché la prendono loro. Per quanto siano NPC, fanno esattamente quello che farebbero i giocatori. Ok, non manca molto, arriviamo almeno quassù. Puh, ancora di strada, e qui siamo arrivati alla fattoria. Bene sì ragazzi, qui io avevo segnato pure una fattoria con questo ampio campo pieno di mais. Potremmo teoricamente campare solo di mais. Mi scusi, sto registrando, non rompa. Stavo dicendo, pieno di mais. Teoricamente col solo mais noi potremmo campare tranquillamente in gioco, quindi... Spero solo di non trovare i cani, quelli sono particolarmente veloci, anche più dei lupi sinceramente. E non sono per niente facili da affrontare, perché in quanto zombie non muoiono con due colpi come i lupi. I lupi sono più pericolosi di notte, quando non si vede molto bene. Ok, siamo arrivati alla casa finalmente. E non è stato facile arrivarci visto gli zombie che ho trovato nel bosco. Però rieccoci qua. In effetti fa la sua porca figura la nostra base della morte, ragazzi. Cioè guardate, con le lame che girano. E poi anche con le lame ferme, le torrette ferme che non sparano a niente. Però meglio che niente, intanto siamo arrivati. Dovrò trovare assolutamente il modo di craftare un'altra mini bike per poter esplorare. E vabbè, credo che momentaneamente possiamo terminare qui questo episodio. Qui me la sta purificando l'acqua? Sembra di no, non so per quale motivo. Bottle water... No, quello non lo fa...
Questo neanche, questo neanche, questo neanche, questo neanche. Fammi capire, non me la può purificare l'acqua? Non me la purifica in nessun modo? Potremmo anche creare il gas con il grasso e l'alcol. Non ho capito per quale motivo grasso e alcol. Però... no, sembra che quest'acqua qui specifica non ce la depuri. E vabbè, pazienza. E allora lo posso spegnere, non ha senso sprecare della legna. E vabbè, credo che possiamo momentaneamente terminare qua, ragazzi. Spero che questo piccolo video con questa piccola esplorazione vi sia piaciuta. Se vi è piaciuto ovviamente lasciate un mi piace e lasciate pure un simpatico commento. Vi ricordo che vi invito a condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere, poter essere monetizzato e raccimolare fondi per la causa del canile. Detto questo, da Valfer Games è tutto, alla prossima!